Beh, direi che era ora di riprenderlo in mano, comunque sia. Ciao tutti Gucci e ben ritornati al vostro Andronicron 1. Finalmente, direi, su Pokémon Light Platinum. Non mi ricordo neanche che mi ero fermato in questa parola. Io addirittura ero convinto di stare ancora a dover combattere contro i Beedrill, mi sembra che i Combi. Non mi ricordo bene neanche quali Pokémon ci sono qui. Fino alla quarta gen mi sembra che ci siano. Addirittura contro i Combi per prendere miele nella foresta, ma che poi alla fine mi sono chiamato Tara, figuratevi come sto messo bene. E che Pokémon avevo? Miltank, se non mi ricordo, stavo anche allenando se non sbaglio, ma poi l'ho levato. Dunque ho Sponge al 15 Milotic, che oddio mica mi ricordo come l'ho preso poi Milotic, sinceramente. Che strumento ha? Amulet Coin, ok. Ho Muten al 24. Insomma, i Pokémon troppo ce l'ho abbastanza allenati, ma dovrei fare qualcosa di più. Dunque, ho una mappa della città, perché delle città, perché sinceramente non so dove sono, ragazzi. Questi allenatori? Ah, Lucky Egg, Porto Nuovo. Ok. Ah, perfetto. Allora posso allenare i Pokémon più velocemente. Krogunk, quanto mi piacerebbe metterlo nel team Krogunk. Ho morso, non è molto efficace, però ha flinchato, attenzione. Flincia ancora. Ho deciso che farò questi giochi, diciamo, quasi tipo delle live. Quindi tipo, no, in alcuni momenti nelle live non si parla assolutamente, no? Ci sono dei momenti in cui il giocatore sta zitto e quello che guarda live se la guarda senza che quello che gioca dica nulla. E mi piacerebbe di più fare così, appunto. E quindi insomma farò così da ora in poi. Diamante, wow, è un po' che non ci vediamo. Mi ero perso in questa palude correndo in tondo e sono finito qui. Ci sono molti Pokémon forti, mi sono allenato molto, ti farò vedere. No. Oh, però mi è andata di lusso. E sto pensando di cambiare emulatore, perché la versione di Visual Boy che sto usando è un po' vecchiotta. Ma la 1.8 dovrebbe fare al caso mio. Non so poi se effettivamente il bug del suono c'è sempre. Ma prima non me lo faceva mai con gli altri giochi, adesso invece sì. Non so perché cazzo Quick Attack mi ha tolto proprio tanto. Ok, perfetto. C'è la pioggia, ma uffa. Mi è andato KO. Glemiao dovrei andare con Fake Out, che non mi ricordo come si chiama mai. Wow. No. Quanto è forte Glemiao? Fermati. Allora, ha un tempo, ok, non si fa confondere. Ha 29 in attacco, ma Fake Out 40. Ok. Fake Out è quella mossa che puoi usare appena il Pokémon scende in campo. Se la provi a usare al secondo turno non ce l'hai. Al secondo turno da quando il Pokémon è entrato in campo, si intende. Cioè, guardate, c'è ipnosi, porca miseria. Vai di ipnosi, addormentalo, Glemiao. Mi è stato solo un ruggito, quindi l'attacco ce l'ho solo dimezzato di poco. Cioè, dimezzato di poco, come cacchio sto dicendo. Si è già svegliato! E vabbè, però, allora, e l'attacco, e la difesa, e la precisione. E mi ci ho rotto un po' di coglioni, per dirlo proprio alla francese. Manda tranquillo, oddio, tranquillo. Che cos'era tranquillo? Ah, sì, quello volante, ok. Sì. È buono in difesa, Vullaby. Con beccata dovrei farcela. Mi usa Fulmi Sguardo, il bastardo. E usa poi attacco speciale.
Me la rifà Fake Out ora? Mica mi ricordo se funziona. Sì, me la rifà Fake Out. Basta che il Pokémon entra in campo. Cioè, deve entrare in campo e fare solo Fake Out. Poi no. Ok, non mi ricordavo bene sta cosa, devo ammetterlo. Cioè, se il Pokémon è già sceso in campo, non mi ricordavo se poi poteva effettivamente fare Fake Out. Beh, sembra che tu abbia. Sembra che io e te abbiamo lo stesso numero di medaglie. Andiamo alla seconda palestra, presto. No, tu sei un pezzo di merda. Povero Pichu, devo allenare i Pokémon, è inutile. Non ho tipo dei. Oh, c'ho dei revive, ce n'ho tre. Bene, oh, povero, povero Growlithe, guardalo. Madonna. Ma io devo potenziarmi i Pokémon assolutamente, mentemente. Oh, e senti un po'. Ah, allora. Ah, poi c'ho anche Lucky Egg. Dai a Muten. Non ci sa mai, vengo questa battaglia. Lottare è un vero lavoro di arte. Preparati a perdere. Ma anche no. Ovviamente ho detto che farò tipo delle live, ma le farò corte, perché non può essere a farle lunghe. E questo è chiaro. Dunque ho usato Leech Seed. Potrà probabilmente userà un altro attacco di tipo lotta, no? Niente lotta. Lancia fiamme. Oh porca miseria, spore paralizzanti. Leech Seed, ok, è andato capo. C'è solo questo? Gloom? Provo ad andare con Vullaby. Ok, mi fa calare l'evasività. Perfetto. Va bene. Oh, si è svegliato. Dai. Eccolo fatto, ok. Manda in campo Roselia. No, continua a lottare. Roselia, e dove la inforniamo è la baguette? Tanto che devo infornarla. A posto. Capisco, no, vedo o capisco. Il mio insuccesso è il tuo successo. Parole profonde. C'è un altro allenatore qui. Guardi quella pietra. In questo percorso i Krogan sono frequentemente avvistati perché amano la pioggia costante. Sì, infatti Krogan ha pelle arsa. E quindi quando attacchi con un attacco di acqua o anche Toxicroak mi sembra, lui si ricarica la vita. Molti allenatori hanno paura di questo posto perché per via dei suoi Pokémon. Dei Pokémon che abitano appunto il posto. Ah, è Ruka, è una femmina. Ah, pensavo fosse un maschio, non si capiva bene dall'artwork. Chiedo scusa. I miei attacchi d'acqua sono molto. Ho usato pazienza, ma è inutile. Ecco, Krogan che invece già mi fa paura. Potrei mandare diversi Pokémon, ma mando Glemiao. Contro Krogan che è veleno lotta. Non. È un bel tipo, è un bel doppio tipo veleno lotta, mi piace. Però non vedo l'utilità di tenere in campo appunto Muten che. Un attacco d'acqua e fa recuperare tutta quanta la salute. Allora manderei un Growlithe. Però dato che ho Muten che ho Fortunuovo, lo alleno un pochetto così. Dannazione. Wow. Allora facciamo antidoto su Muten. Ok. Aspetto a ricaricarlo. Non si sa mai. Ti mostrerò i risultati dei miei allenamenti speciali con i Pokémon. Nidorina, tipo ha il veleno ancora, è a questo stadio. Doppio calcio. Insomma, io pensavo poi. Roselia, ma io odio quando succede così. Roselia ha veleno in punto, quindi. Mando Growlithe, è paralizzato, ma me la posso cavare con lanciafiamme. Ed è un buon segno che è paralizzato così non può avvelenarmi. Perfetto, il lanciafiamme è andato. Skiploom no, Skiploom dovrebbe andare KO con un solo lanciafiamme. Se non mi paralizzo. Ha resistito Gloom. Ok, aspetta. Dai, ok, fatta, che culo. Gioco sempre in modo molto rischioso io, ma mi piace. Esmerald. Wow, città in fiamme, di la pioviva di qua la città in fiamme. Sì. Il team Steam ha fatto un grande lavoro prendendo controllo di questa città. Shelia mi ha detto che ha trovato la sfera rossa e la sfera blu
al laboratorio di ricerca botanica di Esmerald. Andiamo lì ora, così possiamo far bruciare questo posto. Buone notizie, andiamo. È tempo per il leader di Team Steam di farsi sporcarsi le mani. Sì, che mi ridà la visuale qua. Ok, è tutto in fiamme. Ash! E l'altro? Chi era Gold? Forse non mi ricordo. Lucas, boh. Diamante? Ciao Tara, sono contento che tu sia qui. Questa città è stata attaccata da un sacco di membri del Team Steam. E ce ne sono abbastanza per Ross ed io per farcela da soli. Ce ne sono troppi per noi. Potevo dirlo così. Possiamo usare il tuo aiuto, puoi venirci in aiuto. Il capo palestra e il professore di questa città sono intrappolati al laboratorio botanico. Ross e io ci occuperemo dei membri del Team Steam lì fuori. Tu invece vai quelli con del laboratorio botanico. Mi sembra un buono piano. Molti membri del Team Steam sono qua fuori e li cattureremo tutti quanti in una botta sola. Tara, l'unica persona che può entrare nel laboratorio di botanica sono la persona del Team Steam. Ti darò questa uniforme. Come l'ha presa? Bene, Tara, ora vai in botanica. Buona fortuna. Rosso ed io ammazzeremo tutti i membri, tanto per dirlo prima, per dirlo chiaro e tondo. A Gyarados, non si sa come, usa pioggia danza. Poco fa stava piovendo di là, eh. Cioè, cambi città, smette di piovere. Ovviamente. È come quando passi all'altro versante della montagna. Ha già smesso di piovere. Ok, capo palestra non c'è, vero? Ok. Oh, ok, passo qui. Okay, wow. Dammi dei revive, quanti ne voglio? 5. Ma Max Rebellion, Shadow Mail? Voglio. Cioè, già andiamo di per pozioni qua, ma questi sono dei fiscemi. Dei fiscemi. Io vado qui. Ehi, wow. Nessuno va fuori. Aspetta, come la chiamata? Emerald. Esmerald. Va bene. Allora, i miei Pokémon pronti. Ehi, solo il personale autorizzato può entrare. Va via, ragazzina. Bisogna che metta qui davanti, ragazzi. Allora, nessuno può entrare senza permesso di rimanere a terra. Esmerald City. Ok, sì, vabbè, qualcosa del genere. Cioè io entro e mi cambio subito d'abito perché tanto chi se ne fotte, no? Invece di evitare le lotte me lo tengo, no? Mamma mia. Ah, direi che in questo episodio appunto arriviamo a Emerald City e salviamo il professore e il capo palestra. Poi nel prossimo affrontiamo appunto il capo palestra, no? Direi che può andare bene così. Allora, porto intanto Muten al 30. Magari è una mossa un po' azzardata allenare lui per un paio di livelli, ma andrà bene lo stesso, credo. Hanno Pokémon Terra e Veleno, ovviamente. Se hanno dei Pokémon Terra, allora. Guarda, questi qua gli vorrei fare Trappolozzo, ma non ho neanche le scarpe da corsa. Aspetta un po', non è che. Magari nelle opzioni. No. Vabbè, andiamo avanti, va. Hoppla! Come l'ho fregato. Oh, wow, tutti quanti i Pokémon deboli all'acqua. Costa prepotenza, che palle. Oh, ok, poi do fortuna anche agli altri, così magari si potenziano un po'. Devi essere pazza a insaccarti in questi posti, sì. Infatti. Ma dovevo ricominciare a giocare a questa ROM. È un'hack molto bella, mi sta piacendo davvero tanto. Anche se non sembra, ma dentro di me sono. Woohoo! Allora, no, strumento, prendi e. Ma non so se mettere i Pichu davanti perché ci sono Pokémon tipo terra. Oh, Glemiao. Ma penso che andrò ad allenare Glemiao per un attimo. Give. Lucky Egg, ok. Glimmiao potrebbe risultare buono in questa. Cos'è? I pannelli trasferitori? Cos'è?
Un ribelle è qui preparati ad essere schiacciato. Quando si dicono i casi della vita. Vabbè, non posso arrivare due volte. Per chi mi ha preso? Sandile? Prepotenza, iaiai. Quando finisce l'effetto di Torment? È finito per forza, perché non finisce la battaglia. Devi essere molto forte e anche molto pazzo. Ah, ci sono due strade. Allora, Fake Out è molto utile per iniziare la lotta. Mud Spout. Come dicono gli inglesi, Spout. Duskull. Oh, Duskull, merda. È andata bene. Disable. Bastardo. Ah, Nightshade fa male. Allora, fammi un attimo vedere qua lo zaino. Ho solo super pozioni. Mannaggia. Mi tocca per forza usarla. Ovviamente la strada dove andare è quella dove c'è l'allenatrice, ovvero quella a sinistra. Però io andrò a vedere anche la strada a destra, che sicuramente è piena di allenatori. Ok, è andata. Baltoi cambio, assolutamente. Mando Sponge, tanto Baltoi è tipo terra. No, Splash, cosa ho fatto? Ah, non ho attacchi significativi. Fanculo. Cioè, cazzo. Scusate, proprio... Te lo fa uscire, Ok, andiamo avanti, vai, cerchiamo di andare avanti. Dove mi porta? Ah, niente, solo a prendere una Pokéball. Devi avere un posto libero in squadra per prendere Zorua. Certo. Ah, ok, ho pensato di cosa è scomparso. Non è scomparso. Eccoci. Col suono di Mewtwo. Mi sembra legit, dai. Mi sembra abbastanza legit. Su, non facciamoci domande. Abbiamo uno Zoro che è a livello 5. Ovviamente è una merda a livello 5. Che cazzo ci faccio? Ah, questa non mi vuole sfidare. Salve, è qui la festa? Beh? Tu di nuovo, tu idiota, com'è che continui a rovinarci i piani? Non ci fermare questa volta, siamo due del Team Steam e siamo abbastanza forti da sconfiggere questi allenatori. Sembra giusto, Sheila vuole combattere, Haunter. È cattivo. Mamma mia, se è cattivo. E faccio morso e crepa. Drift Blim. No, continua a lottare. Ah, ok, sì, Astonish. Drift Blim, ok, Astonish e muori. Ma che cazzo. Pauroglie, mando in campo Growlithe. Insomma, una lotta piuttosto lineare. Niente colpi di scena. Pure scottato, questo è un bella, questa è una bella cosa perché è molto forte in attacco a Purugly o Paragly. Takedown? Certo, gli avevo boato. Cazzo, impossibile, sono molto più forte ora. Ma tu continui a battermi in questo modo, che succede? Beh, sembra proprio che tu stia diventando più forte ogni giorno per riuscire a continuare a battermi. Ma sei arrivata qui troppo tardi. Marina ha già preso la sfera blu e Terra la sfera rossa. Smetti di giocare con lui. Ma io gioco con la femmina, però io sono maschio. Mi conoscono? Wow, questo gioco vede chi sei veramente. Allora, abbiamo due sfere, andiamo a Seanport City, non lo so. A Seanport City, dove potremmo avverare il nostro desiderio, il nostro obiettivo.
Andiamo, Team Steam, proprio a fare la rima. Grazie, amico, amica, vabbè. Grazie per l'aiuto. Io sono Esmeralda, la capopalestra di Emerald City. Questo è il professor Rowan, che è di Sinnoh, ma è a Zeri a studiare Pokémon della regione per alcune antiche leggende. Grazie per l'aiuto, Esmeralda, siamo legati al Team Steam. La sfera rossa, terribile potere, sì. Continuerò le mie ricerche di professore, io torno a fare la capopalestra. E quindi devo andare a cercare a parlare con lei. Non mi dice nulla. Bene. Sei bravo. Oh, tre Pokémon. Posso sceglierne uno? Voglio sceglierne uno, porca miseria. È scomparso Rowan. Cosa cazzo succede nella mia vita? Oh, tutto è tornato alla normalità? Ok. Ah, quindi questa palestra è specializzata nel tipo erba. Sì, praticamente me l'ha detto in modo indiretto la ragazza. Sono specializzati nella ricerca dei Pokémon di tipo erba, quindi la palestra sarà sicuramente tipo erba. Ma sapete che c'è? Siccome il video mi pare troppo corto, oh, devo sfidarli. Ok, possiamo andare a Sandport. Ok, dirò, chiamerò la città Sandport perché mi sta più comodo. Growlithe, avrai il tuo bel da fare qua dentro. Da fare staccato. E se avete visto la live di Sidonia su Pokémon Argento sapete perché. AndreLink91, grazie. Mi hai fatto venire voglia di riprendere in mano in gioco, ma la run annuale la farò più in là. Team da fare, staccato. Ma vabbè. Non è vero. Vabbè, andiamo avanti. Benvenuto, questa usa gli attacchi di fuoco. Sì, c'ero quasi arrivato. Ci sono gli allenatori sulla via, allora stai andando per la strada giusta. Ricordatevi questo avvertimento dal vostro AndreLink di quartiere. Vabbè, per modo di dire. Punti esperienza ricevuti? Uno sputo. Che cambio Pokémon? Vai, un altro starter. Ah, ok. Si chiama Carla. Ma di là non ci sono allenatori. Va a finire che qua ci sono gli allenatori, ma sono ingannevoli. Mentre lei il capopalestra sta di là, vuoi vedere? Però, come disse un grande allenatore, cioè io... Allenatori per la via, la strada è quella giusta. Vabbè, insomma, devo ancora vedere bene come fare questa frase d'effetto, insomma. Cacchio, dai, boh, potenzati. Potenzati, vabbè. Lo so che è sbagliato, ma... Delle casse in mezzo alla... No, aspetta. Ah, ok. Ah, potevo muoverli io. Ok. Oh! Cioè, allora, io mo vi faccio vedere una cosa, no? Perché l'ho vista, è la prima volta che la vedo anch'io. Forse in un gioco Pokémon c'era una cosa così stupida. Non capisco perché l'abbiano fatta. Forse proprio in Pokémon Sole e Luna, se non sbaglio. Cioè, ecco. Cioè, perché hanno messa lì? Vabbè, ad ogni modo la strada è quella giusta. Braciere per forza, devo... Cosa? Ah, ok, niente. Si era un attimo bloccato, dico, che è successo? Cioè, il mouse si è premuto di fuori dalla Visual Boy da solo, cioè... Da solo proprio, cazzo! Senti però, hai rotto il cazzo, scusami, Oh, ha resistito con un punto salute. Tranquil. Perché ha Tranquil? Che c'entra Tranquil con i Pokémon erba? Che è successo? Niente, Pokémon erba Tranquil. Va bene. C'entra poco, ma se ce l'ha messo. Oh, ha un Torterra. Salute Tara, benvenuta alla palestra di Emerald City. Ora ti mostrerò il potere dei Pokémon erba in battaglia. Weila! È una MILF? Ok, lo accetto. A Torterra, subito manda la sua Trump card senza giochi di parole in campo. Va bene? Cazzo! Mi è addormentato, quando mi dà fastidio quando mi addormentano con sonnifero, ecco, non mi veniva la parola.
Madonna. Dai, che palle. Tocca cambiare Pokémon per forza. Servine, allora, Servine. Gullaby. Devo cambiare perché mi dà fastidio il fatto che ogni turno mi leva con parassite. Eccolo, va. Parli del diavolo. Yes! Molto bene, sei stata forte in battaglia. Dopo la vittoria ti meriti la seconda medaglia della Zeri League, la Green Beige. Senza nessuna animazione. Puoi usare una mossa chiamata Lava Surf per passare attraverso aree difficili. Giga Drain. Ok. Vediamo un po' se... può essere che il Lava Surf si trova... in questa città? No, scusi, tanto per, dico, Non voglio dire che... deve per forza trovarsi in questa città, ma può anche essere. Io andrei un po' in giro a vedere, magari. Esmeralda City House, cioè una casa così, niente di che. Purtroppo mi tocca fare così. Ebbene, Cugge, quindi io direi che per questo video è tutto. Per un grande ritorno di Pokémon Light Platinum, almeno io lo volevo. Volevo completare questo gioco. Percorso 407 per... 407 percorso, niente di che, quindi. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto. Come in ogni video trovate i link nella descrizione per la pagina di Facebook, la pagina di Twitter. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye!